tutti ragazzi e benvenuti in questo video. La doppietta del Papu Gomez e il gol di Gosens e Zapata chiudono a fine primo tempo la terza sfida del sesto turno di Serie A. Sassuolo 1, Atalanta 4. Può sognare la Dea. Miglior partenza dalla stagione 2000-2001, miglior partenza anche nell'era Percassi e nell'era Gasperini. L'Atalanta può sognare però aspettando lo Shakhtar Donetsk martedì in Champions League, la seconda sfida in terra europea dopo la sconfitta roboante subita a Zagabria nell'esordio assoluto nella massima competizione europea. È la partita chiave per superare il girone in Champions, è la partita che deve essere il riscatto per gli 11 uomini che scenderanno in campo per quanto riguarda la squadra di Gasperini. Però parliamo di questo terzo anticipo di Serie A del sesto turno, Sassuolo 1, Atalanta 4. Che primo tempo abbiamo visto giocare per gli uomini di Gasperini. Apre Gomez, raddoppio di Gosens al 13°, il tris firmato ancora una volta dal Papu Gomez e poi il poker di Duvan Zapata. Zapata che ha cercato in tutti i modi nel primo tempo di andare a segno, alla fine al 36° è arrivato anche il suo gol su assist di Atebor, uno dei migliori in campo per quanto riguarda la squadra di Gasperini, che poi ha anche sfiorato il gol nella finale di gara. Il 4-1 di De Vrij, il gol della bandiera per la squadra di De Zerbi, è arrivato invece nei secondi 45 minuti. Secondi 45 minuti che hanno segnato anche, diciamo, la reazione del Sassuolo, che c'è stata. Meglio il Sassuolo nella seconda frazione, ma l'Atalanta si è risparmiata, si è vista veramente, diciamo, tirare un po' il freno a mano nei secondi 45 minuti, anche perché martedì si scende in campo in Champions League, come abbiamo già detto in precedenza, contro lo Shakhtar Donetsk. Questa, diciamo, questa frenata non è piaciuta però a Gasperini. Si è visto comunque dalla panchina che incitava i suoi a dare ancora il massimo per quanto riguarda questa partita. Però sono tre punti fondamentali per la classifica, 13 punti in graduatoria, e l'Atalanta che risponde subito colpo su colpo sia all'Inter di Antonio Conte sia alla Juventus di Maurizio Sarri. Terzo posto confermato dopo anche la bellissima vittoria all'Olimpico contro la Roma di Fonseca, il pareggio all'ultimo secondo, all'ultima azione contro la Fiorentina, arriva la seconda vittoria consecutiva. E adesso settimana prossima l'esordio in casa, finalmente nel nuovo impianto che ospiterà le gare casalinghe della Dea, e contro il Lecce. Quindi esordio casalingo settimana prossima per l'Atalanta di Gasperini. Invece per quanto riguarda il primo tempo, grandissimo il gol di Gomez che ha aperto la gara al 7° minuto, il raddoppio, invenzione di Ilicic che mette una palla in mezzo dove arriva indisturbato Gosens a firmare il raddoppio, azione invece costruita da Pasalic, poi 1-2 tra Zapata e Gomez che poi va verso la rete e fissa il punteggio sulla 3-0, il quarto gol assist di Atebor per il colpo di testa vincente di Duvan Zapata, che arriva a quota 5 gol stagionali. L'Atalanta può sognare, ripeto, aspettando però l'esame importantissimo di martedì in Champions League. La reazione deve esserci, perché non può essere un'altra, diciamo, sconfitta roboante come a Zagabria. L'Atalanta può giocare bene, può anche assolutamente, secondo il mio punto di vista, battere lo Shakhtar Donetsk e qualificarsi prima ovviamente anche delle due super sfide contro il Manchester City. Ma questa sera non abbiamo visto veramente gara al Mapei Stadium per la terza sfida consecutiva. L'Atalanta fa goleada 3-0 due anni fa, 6-2 lo scorso dicembre, e questo anno 4-1 per la squadra di Gasperini, che conferma quindi il terzo posto in classifica. Vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.